Benvenuti a una nuova trasmissione del punto, oh, come sempre parliamo di attività politica e amministrativa dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, lo facciamo con i consiglieri regionali, ospiti di questa puntata, Eros Brega del Partito Democratico, presidente della seconda commissione, e Claudio Ricci eh, del gruppo Misto Ricci, presidente Italia Civica, benvenuti. Allora, partiamo subito con l'argomento del giorno, no? la decisione sembra del governo di togliere alle regioni colpite dal sisma nel 2016 eh, l'attività della ricostruzione. Ecco, semplifichiamo un po' l'argomento. Proviamo ecco, a, a commentare questa, questa decisione partendo proprio da Ricci. Credo che l'esperienza del 1997 abbia dimostrato una cosa che più le procedure amministrative e le risorse vengono avvicinate ai territori, più i presidenti di regione e, aggiungo io, i sindaci dei luoghi oggetto di sisma hanno competenze e risorse dirette da spendere e più ovviamente si va nella logica della semplificazione, nella logica dei, della riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni ma anche credo nella logica di poter controllare l'efficacia e l'efficienza delle azioni. E quindi mi auguro che da questo punto di vista il governo ripensi invece ciò che sta avvenendo, quello di accentrare troppo le procedure. Devo anche dire che il disegno di legge, il testo unico in materia di sisma approvato dall'Assemblea legislativa e... Molto ampiamente discusso dalla seconda commissione consigliare, presieduta da Eros Brega, ha invece svolto un ottimo lavoro. Io ho votato in maniera convinta il disegno di legge, il testo unico, per tre motivi di fondo. Il primo perché, per quanto attiene alle competenze della Regione, semplifica e molto gli aspetti urbanistici. Per esempio riduce molto la necessità di varianti urbanistiche, riduce molto la necessità di piani attuativi e quando vengono rese necessarie le varianti urbanistiche i tempi vengono dimezzati. La seconda eh, diciamo, motivazione per cui credo sia un ottimo disegno di legge. E che coniuga, come fu peraltro nel 1997, la ricostruzione con lo sviluppo attraverso il piano di sviluppo della Valnerina che include anche le aree di Spoleto. La terza e ultima situazione, credo positiva, è che, per quanto normativamente possibile, sono state anticipate le linee guida del piano paesaggistico regionale e quindi la logica di una ricostruzione anche di qualità. Allora prega, eh, espressioni di, come dire, di, di un buon per un buon lavoro portato avanti dalla seconda commissione durante il Consiglio regionale sono arrivati anche da parte di coloro che poi magari si sono astenuti. Ecco, è stato un lavoro lungo quello della messa a punto della legge regionale sulla ricostruzione predisposta dalla Giunta regionale, poi emendata e modificata, anche facendo riferimento a diverse audizioni eh, qui a Palazzo Cesaroni. Eh, in conclusione di tutto questo cammino, ecco, si dice soddisfatto del, di questo provvedimento e poi anche il suo commento eh, sulla domanda iniziale, quella della decisione, sembra, del Governo di accentrare eh, le operazioni per la ricostruzione. Ma io... Partendo dalla riflessione sulla legge, io credo che come ha detto il consigliere Ricci, che ringrazio per gli apprezzamenti rispetto al percorso, al metodo e al merito sulla legge, abbiamo cercato di coniugare trasparenza, efficienza, qualità, eh, in qualche maniera e non dimenticandoci una cosa fondamentale, essere anche scelleri per evitare che quei territori potessero in qualche maniera essere abbandonati dai cittadini. E dai giovani e dalle imprese che sono presenti in, quel, diciamo, in quella fascia perché magari una ricostruzione lenta avrebbe sicuramente portato all'abbandono di, di, diciamo, di quei territori. L'abbandono di quei territori avrebbe comportato anche, secondo me, un indebolimento della nostra regione anche sul piano economico e anche come prospettive di sviluppo. Dunque, noi abbiamo cercato di essere celeri veloci, eh, facendo una legge secondo me buona, facendo una legge che dà delle certezze nel rispetto delle leggi, delle norme e, cioè, e come diceva anche il collega, facendo delle anticipazioni anche a livello paesaggistico che abbiamo garantito anche una ricostruzione fatta con dei livelli secondo me veramente ottimi. Rispetto alle nomine del, del governo, io sulle nomine del governo faccio una riflessione, dico, eh, non dico che loro non potevano fare il problema è che non c'è una motivazione tecnica c'è solo una motivazione politica eh, i 5 Stelle in particolar modo eh, che hanno sempre e la Lega nella loro politica che hanno sempre eh, reclamato per i territori il ruolo oggi sono diventati gli accentratori allora significa che chi è al governo è portato a fare questo sì. allora eh, io mi auguro che questa scelta laddove confermata possa portare il bene a questi territori perché a me non interessa oramai cioè, verificare lo scontro politico quando ci sono popolazioni, imprese, aziende che si devono scontrare con una burocrazia veramente pesante. Lei è completamente in disaccordo eventualmente su questo, eh, su questo provvedimento del governo di e, accentrare? Il io gioco. credo che il, il mio disaccordo è fatto dal fatto o mi dimostrano sì. che questa è, un è una cosa fatta per snellire e per aiutare i cittadini. Oppure diventa veramente imbarazzante, non si riesce a capire come due forze, una come 5 Stelle, un Movimento, l'altra come la Lega, che sono la Lega è nata con, per dare forza ai territori, 5 Stelle per dare forza ai cittadini, accentrando questa nomina danno solo forza a un centralismo che forse dovevamo tutti noi abbandonare. Poi possiamo trovare anche un altro metodo, però questo mi sembra un metodo sbagliato. Mi auguro, ribadisco, che questa scelta ci si, ci si dimostri che sia una scelta fatta per il bene dei cittadini senza nessun tipo di allone diciamo, politico dietro e di speculazione politica. Ricci, lei è stato amministratore della ricostruzione del 97 no? in diverse figure, ecco, prima in diversi ruoli, poi anche come vice sindaco mi pare, e poi anche come sindaco nel corso, dell'evolversi insomma di, di, de, della fase della ricostruzione io ricordo bene fino a qualche settimana fa c'erano cioè, eh, critiche perché era eh, troppo lasciato diciamo, al governo e non come il 97 dove le regioni dove i presidenti erano commissari per la ricostruzione adesso la erano vice commissari no? e invece di andare in quella direzione si è andati dalla direzione opposta mi pare di capire come ricordava il Presidente Rosbrega, bisognava semplicemente guardare a quel modello di ricostruzione del 1997 che sul piano amministrativo ha portato a degli ottimi risultati. Ricordo agli Umbri che ci stanno guardando che in quella fase post-sisma del 1997... Aver portato molte competenze ai comuni e molte competenze ai regioni ha portato ad un elemento: accorciare la distanza amministrativa, ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni, ma anche avere una maggiore capacità di controllo perché, più la delega è vicina al territorio, e più i cittadini, i sindaci, i presidenti di regione sono chiamati a poter controllare. In quegli anni. Nel quadro post-sisma del 1997 e fasi successive l'Umbria ha potuto contare su un numero molto ampio di risorse, 5,5 miliardi di euro. Peraltro voglio ricordare come il disegno di legge appena approvato dal Consiglio regionale consente anche l'utilizzo degli ultimi 200 milioni di euro. Determinando delle prologhe importanti per concludere i lavori. Allora forse il governo avrebbe dovuto come dire, fare tesoro di quell'esperienza, dare più potere ai sindaci e presidenti di regione e andare su quella linea che, comunque, ha portato un risultato. Vorrei però dare al governo, ai parlamentari, ai senatori eletti in Umbria una sollecitazione. Le quattro regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016 attendono ancora una risposta, capire quante sono realmente le risorse certe. La prima stima cita un 23 miliardi di euro. Ecco, io credo che il Parlamento dovrebbe... Occuparsi di capire se questa cifra oggi è realmente disponibile per cassa e semmai provare a semplificare le procedure modificando il codice degli appalti, come peraltro sollecitato dal responsabile della protezione civile nazionale. Ah, chiudiamo con Brega questo argomento, poi ne affrontiamo un altro che riguarda sempre la seconda commissione dove Brega è presidente, Ricci comunque ne fa parte. Eh, diciamo a margine del, di, di questo disegno di legge eh, sulla ricostruzione è stato approvato, ma l'unanimità un ordine del giorno eh, dalla commissione poi portato in aula, che riguarda i trasporti per quanto concerne la Valnerina, una Valnerina che anche su indicazione dello stesso presidente Brega eh, diciamo sia per quanto riguarda il master plan per lo sviluppo, sia per quanto riguarda altre forme legate a, ai comuni più colpiti dal sisma è stata abbinata la città di Spoleto, comunque la parte della città di Spoleto maggiormente colpita dal terremoto, Brega. Ah, noi innanzitutto sul Massa e c'è tutta la città di Spoleto. Che noi abbiamo, abbiamo sì, parte urbanistica, sì, quella di tutta la eh, Abbiamo in commissione dibattuto molto su questo tema e ci è sembrato giusto, considerando che secondo noi Spoleto è la porta della Valnerina sostanzialmente, sì. con d'altronde. Quando è fatta, stata fatta la galleria, sostanzialmente è un, è, è un collegamento dove Spoleto diventa sostanzialmente la porta della Valnerina. E dentro il Master Plan nel documento di programmazione di sviluppo di quel territorio a livello viario, a livello economico, ci è sembrato giusto mettere Spoleto dentro a questa programmazione. Poi Spoleto chiedeva un'altra cosa che in parte è stata concessa di dire quella parte diciamo, del comune più devastata pari alle altre, è giusto che urbanisticamente possa avere le stesse condizioni che, come ricordava il collega Ricci, hanno gli altri territori. Noi abbiamo trovato un metodo di rispetto per gli altri comuni danneggiati eh, e abbiamo inserito nella legge dove il, il, con, le, il Consiglio Comunale di Spoleto compete al Consiglio Comunale l'onere di individuare quella area o quelle aree che secondo loro hanno avuto danni maggiori. La, questa delibera di del Consiglio Comunale viene trasmessa all'Ufficio Regionale per la Ricostruzione, laddove questo territorio ha le caratteristiche pari agli altri avrà sicuramente la stessa. E le stesse finalità, dunque non c'è stata nessun tipo di esclusione. Abbiamo cercato di dare un contributo importante a tutta l'Umbria. Allora Cambiamo argomento oh, e parliamo di un'altra situazione che sta affrontando la seconda commissione. Oggi, dato che siete tutti e due. Diciamo, della seconda commissione, parliamo del, dell'attività molto importante perché si, si occupa di urbanistica, di sviluppo economico, insomma, la seconda commissione ha diverse deleghe. Diciamo, l'argomento del giorno, che poi ha visto anche l'audizione eh, delle figure eh, diciamo, dirigenziali ai massimi livelli di ANAS, riguarda il nuovo centro commerciale di Colle Strada, l'insediamento di Ikea. Ecco, tanto per semplificare che va a toccare diciamo, eh, situazioni che riguardano il commercio, riguardano l'urbanistica, riguardano la viabilità. Eh, molte voci no, su questo insediamento, alcune sono d'accordo, alcune no, un po' come accade per tantissime altre situazioni. Brega, è un'altra un pagina importante del suo lavoro e del vostro lavoro in seconda. Io mi devo permettere eh. di esordire con una battuta. Ci voleva un Ternano per fare il nodo di Perugia. Ecco, questo, eh, che questa battuta cioè, me, la, me la consenti, ma per dire... Io credo che Perugia abbia bisogno di questo nodo, al prescindere di Ikea, a prescindere di tutto perché il, no, il famoso noto, il nodo sì sì però il nodo di collestrada è uno snodo fondamentale eh, rispetto a, a, un, a un altro, eh. altro nodo però un pezzo di nodo certo. è fondamentale lì a collestrada oggi a prescindere se ci sarà Ikea o no assolutamente sì. ecco credo che le audizioni fatte con Anas dove il consigliere Ricci il mio collega era presente e l'impegno preso in quella eh, da in quella sede e poi riconfermato vorrei dire in quella sede, è che comunque quel nodo di colle strada verrà fatto. Questo sostanzialmente è, è emerso ufficialmente dall'ultima audizione che abbiamo fatto con i vertici Anas in commissione. Dunque, io oggi lascerei quella che è la parte privata che è rispetto allo sviluppo di quel territorio che è un territorio che porterà, secondo me, sviluppo e occupazione. Poi è fondamentale che la, il fatto di fare sviluppo occupazione venga accompagnato da questa trasformazione, dato che lì ci sarà una trasformazione sostanzialmente di quel territorio, venga accompagnata da questo diciamo, ulteriore investimento per quel nodo, per quello svincolo di Colle Strada. E credo che l'impegno preso da ANAS in parte già era evidente, ma lì riconfermato. È chiaro e dunque ci sarà, secondo me, questo snodo importante non solo per, per, per l'insediamento di Ikea, ma proprio per la città di Perugia, perché ribadisco, sono convinto che... Laddove che è, non si sarebbe dove fare lì, comunque lì c'era bisogno di investire perché stava diventando uno snodo fondamentale per, direi, per la città di Perugia, ma per l'Umpria e per un servizio verso, diciamo, anche la discesa sì, verso Roma, è un'arteria nazionale. Dunque un mi sembra di punte. poter tranquillizzare tutti che anche in questo caso c'è stata la certezza di un investimento certo e sicuro. Eh, per quello che riguarda con le strade, un po' meno magari per quanto riguarda investimenti eh, più avanti verso l'ingresso per Perugia, no? Mi no pare di aver che... con sì, le sì, no, appunto dico. No, mi riferisco a Ricci perché Ricci eh, più volte è intervenuto sull'argomento dicendo va bene quello, ma deve essere propedeutico a un altro intervento che riguardi poi l'ingresso per il capoluogo e quindi eh, diciamo sull'altra. Eh, Arteria importantissima che è la Perugia-Bettolle. No? Credo che eh, questo sia un elemento nodale del sistema trasportistico, non solo regionale, ma io spesso in Commissione Consiliare ricordo siamo in un punto essenziale per la viabilità fra il sud e il nord del Paese, dell'Italia, cioè siamo di fronte a un progetto di rilievo nazionale. Io avrei preferito la localizzazione di Ikea nella prima ipotesi di San Martino in campo, poi ovviamente nella determinazione amministrativa del comune di Perugia è stata individuata la localizzazione di Collestrada. Ovviamente è io... Una priorità della, di Ikea. Non entro nella determinazione, avrei preferito sul okay, piano okay. trasportistico certo. e anche commerciale San Martino in campo, il comune di Perugia ha deciso per con le Strada unitamente a Ikea e si tratta di attrarre in Umbria un investimento importante che svilupperà posti di lavoro, opportunità, ma anche io credo sarà necessario determinare un piano compensativo per evitare che i piccoli centri storici, i piccoli commercianti possano avere degli effetti negativi. Sul piano dei trasporti io credo che però è stato ricordato dal Presidente Eros Brega la realizzazione del nodo di Perugia e diciamo cosa intendiamo la strada esterna per evitare tutte le gallerie. E così come era prevista dal CIPE nell'anno 2001 con due corsie per senso di marcia, quindi stiamo parlando di una infrastruttura stradale di grande importanza, due corsie per senso di marcia che potrebbero farci evitare tutte le gallerie, il cui costo però è un costo molto significativo, stiamo parlando di circa un miliardo di euro nella versione più ampia. E circa il 50%, 500 milioni, nella versione diciamo più ridotta. ANAS ha in questo momento 16 milioni di euro per migliorare lo svincolo e 75 milioni di euro appostati per il nodo, quindi la strada esterna alle gallerie. Quindi in seconda commissione abbiamo detto. Prendiamo atto della buona volontà di Anas di realizzare la strada esterna alle gallerie, però è necessario anche in questo caso che i parlamentari eletti, i senatori eletti cioè, e tutte facciamo... le componenti Perfetto. economiche della regione insieme chiedano questa opera che non è solo un'opera per l'Umbria, per Ponte San Giovanni, per Perugia. Per il comprensorio, ma un'opera di sì. rilievo nazionale fra il sud e il nord del paese. Brega, eh, sì, prego. Spreco, prego, prego. Cosa, perché io non volevo entrare su tecnicismo, perché però penso che il collega Ricci si lo ricorda. Anas ha detto anche un'altra cosa importante, secondo me, per la città di Perugia e che è una cosa che si sono impegnati a realizzare stanno facendo lo studio e penso che Claudio se lo ricorda. Ha detto: Noi da qualche giorno abbiamo acquisito una strada provinciale, che è la strada provinciale. Adesso non mi ricordo il numero, che, e stanno facendo uno studio. Se investendo su questa strada provinciale, che loro hanno acquisito in queste settimane, eh, potrebbero intanto investire lì per evitare il traffico delle gallerie, che è la strada provinciale che sostanzialmente taglia. La eh, non mi ricordo il numero non mi ricordo, non mi ricordo però c'è la, com la, com la comunicata. Adesso non mi ricordo eh, qual è la strada provinciale sì. che è stata acquisita a un, un alleggerimento. Un alleggerimento traffico, loro adesso riguarda? stanno studiando. Se sì. investendo su questa strada provinciale che sostanzialmente allargandola e rendendola più fruibile, al, diciamo, così, loro sono convinti che potranno alleggerire diciamo il eh, il passaggio sulle gallerie. Dunque io dico questo alleggerimento che loro faranno attraverso la strada provinciale, gli investimenti che comunque sono già con i soldi messi per diciamo con le strada, per lo svingolo di con le Strada già una parte di soldi che, detto, che ce l'hanno comunicato, 75 milioni, ma l'importante è che ci sia la posta a bilancio. Se intanto, eh, come dice eh, Claudio, tutti i parlamentari di questa regione di tutti i colori facessero massa critica, credo che, lui, che Perugia e l'Umbria possa in un breve tempo avere finalmente quel nodo che merita. Sì, perfettamente in linea su questa cosa. Ci avviamo verso la conclusione. Brega, eh, abbiamo parlato di, 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 di viabilità, di infrastrutture. Parliamo di un'infrastruttura importantissima anche per il PIL dell'Umbria, per il turismo, per l'economia in generale che è l'aeroporto. Argomento tanto caro a Claudio Ricci ma anche a lei perché poi in seconda commissione, anche perché poi l'aeroporto regionale no, de, 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 dell'Umbria è questo di, di Sant'Egidio o il San Francesco d'Assisi. Eh, molti consiglieri spesso le chiedono audizioni con la dirigenza eh, e quindi la gestione de, dello scalo Umbro. Ecco, lei che, che dice in questo momento di difficoltà? Pare insomma eh, ci sia no? qualcosa Guarda, che, che non funziona perfettamente. Io devo dire questo, quando devo parlare di aeroporto mi trovo in difficoltà perché l'aeroporto ha bisogno di utenza. Se noi non portiamo l'utenza all'aeroporto, non riesco a capire come si può mantenere l'aeroporto. E le... non ne faccio Inizio. una colpa, e voglio evitare anche qui di eh, fare la strumentalizzazione, perché noi potremmo mettere a gestire oggi il miglior manager del sì, mondo, sì, ma. Se non ci si pone il tema più ampio, che non è solo l'aeroporto, ma delle infrastrutture su, da far servire l'Umbria cioè. e che queste infrastrutture debbano ser servire a portare utenza per l'aeroporto. Oggi noi risolveremo il problema. Se noi oggi pensiamo che da Terni all'aeroporto di Perugia ci vuole di più che arrivare, che arrivare Roma, cioè. a Roma all'aeroporto internazionale, ma come possiamo pensare cioè. che neanche l'utenza umbra? oggi usufruisce dell'aeroporto eh, di, di... allora il tema è un altro. Ha più senso mantenere un aeroporto queste spese? Se non c'è. Eh, capisco l'immagine, capisco tutto, ma forse potremmo investire sulle rotaglie. Io sono convinto che noi dovremmo fare un investimento importante sulle rotaglie. Dovremmo, come ho sempre sostenuto, investire sui collegamenti, raddoppiare i collegamenti Terni Roma. Perugia-Firenze, perché tanto noi, ma non per colpa nostra, diciamo la, stare dentro al diciamo alla al, al freccia rossa, stare dentro alla praticamente alta velocità, velocità, noi per stare dentro all'alta velocità ci dobbiamo coll collegare con l'asse Roma-Firenze. Lì dobbiamo agganciarci, allora noi dobbiamo pensare come collegare Perugia e Firenze in mezz'ora, come collegare Terni in Roma a Roma. In 30 minuti, già oggi Terni ha un freccia bianca che, che partendo da Terni impiega 40 minuti. Allora noi dobbiamo pensare come far collegare Terni e Perugia, uno con la tratta di Roma, l'altro con la tratta di Firenze. A quel punto, quel collegamento vale in uscita ma vale anche l'entrata. Dunque noi investiamo sulle rotaie, investiamo sul ferro, investiamo, evitiamo più non facciamo più buchi sulle strade su o sulle montagne che ne abbiamo fatte a sufficienza e cerchiamo di portare nei nostri territori un po' di alta velocità. è musica per l'orecchia di Claudio Ricci, perché poi anche lui spesso Guardi, e entra. con il Presidente Erasbrega su questo tema siamo in perfetta armonia. Anzi, io lo sostengo ancora di più. Allora, i piccoli aeroporti nel mondo e in Europa vivono solo se sono connessi con i grandi aeroporti. Quindi noi dobbiamo lavorare, per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, uno completare il prima possibile la Spoleto-Terni dal punto di vista del raddoppio ferroviario, progettare e realizzare il prima possibile il raddoppio almeno selettivo della Foligno-Terontola. A questo punto noi potremmo creare facilmente una stazione ferroviaria all'Aeroporto Internazionale dell'Umbria. E avremmo creato un sistema trasportistico che valorizza l'aeroporto, nel quale occorre fare qualche piccolo investimento in più per creare degli accordi con le compagnie aeree principali low cost a basso costo, andando quindi a raccordarci con vettori che abbiano non solo una grande rete commerciale già attiva, ma anche una grande esperienza e determinare almeno quattro collegamenti stabili, uno sul versante spagnolo, uno sul centro Europa, potenziare l'itinerario verso Londra già presente e un altro con la zona dei paesi dell'est Europa. A noi occorrono quattro collegamenti aerei, così come li ho definiti, stabili annuali più volte alla settimana perché è questo che poi determina lo sviluppo culturale, economico, la continuità delle connessioni e anche la capacità attrattiva in termini di turismo perché le compagnie aeree low cost oggi sono dei veri e propri tour operator, non spostano solo passeggeri ma vendono prodotti turistici. Tu la Su questo, se tu oggi vai a alla, alla stazione Termini e prendi il trenino per andare a Fiumicino ci metti 40 minuti. Se noi da, da Roma Termini facessimo partire un treno per Astis per, per, per l'aeroporto di San Francesco in 60 minuti, che si può fare? Ci sarebbero 20 minuti in più, ma, frire, ma lo cioè, stesso mercato, velocità ma, velocità ma, ma, ma anche eh. il mercato diciamo, italiano, avrebbe un accesso migliore eh, Miniti o Zingaretti? Ma eh, oggi non posso dire Minniti perché Minniti non si è ancora candidato. Lo direbbe, eh, dico, dico che sicuramente, sicuramente tra Minniti e Zingaretti sceglierei Minniti, eh, ma oggi non ho scelto nessuno perché non sosterrò comunque Zingaretti pur stimandolo. Ho visto che tanti si sono aggregati a Zingaretti, ho visto però una persona che merita stima, una persona capace, un ottimo presidente di regione. Però credo che fare il segretario no, di un partito... Senta, in eh, dieci secondi, perché poi vado da Ricci per la conclusione, eh, la Leopolda di ieri, stiamo registrando questa trasmissione, oggi è il 22, lunedì 22 di ottobre, ieri eh, al di là dell'Italia 5 Stelle a Roma c'è stata anche questa grande kermesse di Matteo Renzi. Che ne dici? For io credo che il Paese ha bisogno di altro. No, Ma insomma è stato sintetico, è stato un titolo, questo è un titolo, potrebbe essere un titolo che poi Ricci, eh, da quale parte guarda in questo momento come Italia civica? Lei sta fondando un movimento, eh, guarda in un contesto abbastanza difficile da no, individuare? Credo, credo che il nostro Paese ha bisogno di due cose. Primo, di tornare alla formazione della classe dirigente del Paese. Si può governare, ognuno dalle sue prospettive, ma bisogna essere in grado di farlo, conoscendo la tecnica amministrativa, le norme, l'aspetto culturale, essendo formati per amministrare. Il secondo è che noi abbiamo bisogno di un nuovo grande quadro, potremmo chiamarlo partito civico, civile, moderato, popolare, europeo, che possa ridare al Paese un equilibrio. Cioè, occorre cambiare, ma a mio avviso con la capacità di fare e di proporre progetti che siano finanziariamente sostenibili. Bene, non abbiamo altro tempo per proseguire il nostro dibattito. Mi sarebbe piaciuto entrare anche in altri ambiti con Eros Brega, del Partito Democratico, presidente della seconda commissione con Claudio Ricci del gruppo Buona Misto, Ricci presidente Italia Civica. Grazie per essere stati con noi, grazie anche ai nostri telespettatori, l'appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.